Ciao a tutti e bentornati alla nuova presentazione di un articolo di Tessiland News. Ponci avvolgenti, giacche leggere, ma anche borse e accessori crochet. Questo è tutto ciò che è possibile realizzare con una fettuccia in mistolana appena arrivata. Ma prima, ascoltate quanto segue. Dicevamo, una fettuccia in mistolana in grado di poter essere talmente versatile da riuscire a creare capi di abbigliamento ma anche accessori senza perdere mai la qualità, rimanendo sempre super performante. Parliamo della fettuccia Bandelle. Una fettuccia in misto lana che si presenta così in rocche da 200 grammi per una lunghezza di 100 metri. Nel dettaglio la composizione prevede 44% lana, 48% acrilico e 8% poliammide. Parliamo di una fettuccia, quindi insomma lo spessore è sicuramente notevole, ma allo stesso tempo anche molto facile e comodo da lavorare, per i quali consigliamo o l'utilizzo dell'uncinetto 7-9, ma per alcuni capi di abbigliamento anche qualcosa in più, oppure dei ferri 8, 10 o perché no anche qualcosa in più. Insomma, davvero ci si può divertire con questa fettuccia Bandelle. La potete utilizzare per borse, accessori, ma anche capi di abbigliamento. Qualora la utilizzaste proprio per questi ultimi, vi consigliamo sicuramente di fare un primo lavaggio a mano ad una temperatura che non superi i 30 gradi. Consigliamo di stirare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Potete utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. E ovviamente non è possibile candeggiare, anche perché le colorazioni presenti su questa fettuccia Bandelle sono davvero stupende. Analizziamo tutte le 8 varianti di colore. La variante che avete visto finora è questa, la variante beige, in cui c'è appunto un fondo beige intervallato da tratti di verde militare, rame e cipria. Qui invece abbiamo la variante pumpkin, e quindi ovviamente predilige il colore zucca, quindi l'arancione, ma ci sono anche delle note di bordeaux beige e anche rosso. Analizziamo altre tre tonalità che possono sembrare molto simili tra loro, ma invece credetemi sono ben definite. Questa è la variante blu, ovviamente ci sono diverse tonalità di blu presenti, intervallate sempre da questo colore più chiaro. Questa invece è la variante military, infatti c'è sempre questo fondo chiaro messo in risalto da tonalità di verde, il classico verde militare, ma anche di azzurro. E questa invece che vedete qui al centro è la variante dark, quindi in cui ci sono varie tonalità di grigio, da quello più scuro a quello più chiaro. E adesso invece cambiamo decisamente tonalità, optando per qualcosa di molto più vivo e molto più colorato. Questa esplosione di colori è la variante party. Questa, come vedete, è l'unica che non ha degli intervalli ben definiti chiari, ma invece ha questa esplosione di colore che va dal giallo al verde, al viola, all'arancione, al fucsia. Questa più al centro, invece, più delicata, è la variante cipria, in cui ci sono ovviamente toni delicati del rosa che però arrivano anche ad un bel marrone e bordeaux. E invece questa qui che vedete è la variante magenta, anche questa una bella esplosione di colore, un bel magenta, un bel fucsia, messo in risalto ancora di più grazie al contrasto del viola, ma soprattutto del blu. Queste sfumature calde e avvolgenti sono perfette, l'abbiamo detto prima, per creazioni di capi esterni avvolgenti, che non solo tengono caldo, ma sicuramente sono anche super trendy. Questa fettuccia, infatti, è perfetta anche per borse e accessori crochet, in quanto riesce ad unire eleganza e robustezza. La sua struttura, infatti, garantisce una grande stabilità. Così potrete portare con voi tutto ciò che volete, ma con stile e sicurezza. Aspettiamo curiosi di vedere i perfetti abbinamenti tra borse e capi di abbigliamento che riuscirete a realizzare con questa meravigliosa fettuccia Bandelle. Vi ringrazio come sempre per averci seguito in questo nuovo articolo meraviglioso di Tessiland News. Vi ricordo di seguirci e di iscrivervi anche alla nostra newsletter e noi ci vediamo al prossimo articolo di Tessiland News. Ciao!